Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Oggi parliamo di tattici, Cestring e Plate Carrier. In particolare delle differenze che ci sono tra vecchi modelli di Plate Carrier e vecchi modelli di Cestring. Quali sono le differenze principali tra Cestring e Plate Carrier prodotti da nuova generazione, quindi tagliati al laser, quindi con tutta una serie di accortezze rispetto che i vecchi modelli. Tutto questo da Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, canale che state vedendo proprio mattini. Prima di cominciare però, sigla. Partiamo col definire in maniera un pochino più precisa le differenze sostanziali che ci sono tra un Cestring e un Plate Carrier. Quello che vedete qui è un plate. Come notate ha due vani per portare le piastre. Uno è quello frontale, l'altro è quello palesemente posteriore. Me lo metti a fuoco, grazie, gentilissimo. È ovviamente provvisto di fasce laterali, si va a fissare sul davanti grazie a due strap con il velcro ed è per l'appunto un portapiastre. Il suo utilizzo è principalmente per proteggere l'operatore, permettergli di trasportare attrezzatura, ma più sul proteggere l'operatore che sul portare attrezzatura, per ovvi motivi, perché deve trasportare le piastre balistiche che servono a proteggere gli organi interni e i punti più deboli del corpo di chi lo indossa. Questo qui invece è un Cestring. Come vedete, come consiglia anche la parola chest rig, ovvero imbragatura da petto, rig non è proprio imbragatura, ma passatemi il termine con traduzione data da contesto, ovvero è un'imbragatura per l'appunto che l'operatore va a portare, che tendenzialmente copre il petto e gli permette di andare a trasportare, una volta che saranno state aggiunte ovviamente a questo harness, tutte le tasche e la propria attrezzatura posta all'interno di suddette tasche. Qual è dunque la differenza tra un plate carrier e un chest rig? Beh, ovviamente il plate carrier, come consiglia la parola, permette di trasportare piastre balistiche, ha tutta una parte di protezione posteriore per l'operatore e anche di trasporto posteriore, a differenza invece del Cestring, ovviamente, che nella parte posteriore non ha assolutamente nulla in linea di massima e concentra l'attrezzatura sul petto. Tenete conto però che il Cestring potrebbe sembrare meno pratico e meno portato all'utilizzo e al trasporto di tante cose, ma non è così, in quanto lascia libera la schiena dell'operatore, che quindi più facilmente può porta uno zaino con all'interno maggiore attrezzatura senza avere delle piastre e poi uno zaino portato dietro che va ovviamente a ingrandire e ingombrare e rendere scomodo il trasporto. Fatta questa suddivisione, adesso vorrei concentrarmi un attimo sulle differenze tra Cestring e Plate Carrier vecchio modello e Cestring e Plate Carrier nuovo modello. Per fare ciò passiamo al fuoco manuale, incredibile, a questo giro ci siamo riusciti, a voi non interessa ma ve lo dico lo stesso perché ormai il fuoco della videocamera su questo canale è il principale meme. Per nostra semplicità andremo a suddividere il tutto tra plate carrier vecchio modello e plate carrier nuovo modello e dopo parleremo dei chest. Il plate carrier vecchio modello da cui noi partiremo, come potete vedere, se riesco a estrarre la gruccia, tende ad essere un pochino più pienotto, quindi un pochino più pieno, e la cordura che lo compone un pochino più spessa. Questo nasce dall'esigenza di porre e trasportare cordura, cordame e tasche molto pesanti e dall'idea che ovviamente più questi materiali erano spessi più erano resistenti, visto che erano comunque oggetti che venivano roughed up, malmenati abbastanza, quindi utilizzare questo tipo di cordura era essenziale per renderli belli spessi e tosti. Alla fine devo usare il fuoco manuale. Un'altra cosa molto importante è la presenza di questa schiuma, come la chiamo io, questa spugna all'interno, per rendere più comoda la vestibilità del tattico e di impedire che vada a dare troppo fastidio all'operatore che la deve indossare. La regolazione avviene sollevando la piastra frontale, andando a regolare questi due strap sul davanti, andando a regolare per l'appunto il plate carrier sul corpo dell'operatore, che ogni volta ovviamente è obbligato ad aprire, tirare via e andare a chiudere. Le regolazioni degli spallacci sono anch'esse abbastanza rudimentali, come vedete vanno regolate tramite un sistema di fuoco mancato, un sistema di fettuccine e per andarla a rimuovere c'è in questo caso
uno sgancio molto semplice, così che permette di andare a sfilarsi il tattico. Va da sé che tutte le regolazioni e il resto sono abbastanza scomode. Quello che vi ho appena fatto vedere era un DEFCON 5, trovate tutti i prodotti ovviamente linkati in descrizione, che potete acquistare in maniera comoda dal Monopoly Software Shop di Reggio Emilia. Per quanto riguarda invece il modello nuovo, troviamo una vecchia leva, ovvero il Reaper della Invader Gear. Questo giubbotto, questo plate carrier, ovviamente ha tutta una serie di features in più che quello vecchio non aveva, visto il suo taglio. Prima di tutta la qualità della cordura, che in questo caso è tagliata al laser. Questo taglio al laser permetteva e permette al tattico non solo di essere più leggero, ma anche più resistente rispetto alla cordura molto più pesante del vecchio, ed è anche più resistente perché questi passanti molle, anche se sembrano più leggeri rispetto agli altri, sono veramente ben costruiti e veramente duri. Un altro elemento in più che troviamo su questi modelli immancabile sono gli sganci rapidi. Come potete notare, sistema abbastanza nuovo è questo sistema a incastro chiamato QRB, se riesco a riagganciarlo con una mano sono incredibile, esatto, che permette di rimuovere il tattico velocemente in caso ci siano emergenze o semplicemente quando uno se lo vuole togliere per un breve periodo senza dover andare a riregolare tutta la piastra frontale, perché vi basta sganciarla lateralmente. Gli attacchi QRB sono presenti anche sulle spalline, questo nei tattici veri è necessario perché se qualcuno cade in acqua, se viene colpito, c'è la necessità di togliere velocemente il tattico, banalmente anche se prendete fuoco, perché non si sa mai, e quindi questi sono tendenzialmente più sicuri. I vecchi modelli a volte hanno un sistema di sgancio veloce che vi permette di tirare una cordina, sostanzialmente un cavo d'acciaio che tiene unito il tattico e ve lo fa partire, trovo che questo sistema sia molto più comodo. Anche le regolazioni sono molto più semplici, in questo caso troviamo questo gancetto di metallo che va a regolare la lunghezza delle spalline e posteriormente la regolazione, tra l'altro, delle fasce laterali elastiche che vi permette di andare a regolare il tattico una sola volta e poi tenerlo così, perché tanto quando lo andrete a sganciare questo è già regolato. Quali sono dunque le differenze principali tra i due modelli? Beh, ovviamente il modello vecchio è molto più pesante, tende ad essere un pochino più grezzo rispetto al modello nuovo e soprattutto ha delle limitazioni anche dal punto di vista della comodità, perché benché la spugna presente all'interno dei nuovi modelli non sia tanto distante dalla vecchia, tutto il resto che va intorno a questo tipo di cose è completamente rifatto e soprattutto nuovo. Lo stesso identico ragionamento può essere fatto anche per i chest rig, nel senso che quello che vedete qui è un chest rig, anche se ha un portapiastre, sempre della DEFCON 5, sempre con il vecchio sistema di protezione. Ovviamente permette di trasportare i caricatori solo sul davanti, mentre la parte posteriore è vuota. In questo caso è un chest rig particolare perché permette di montare una piastra qui sul davanti, come vedete all'alloggiamento, ma la dinamica e il funzionamento è sempre quello, ovvero è un portapiastre rigido che permette di andare a mettere all'interno le tasche, ma la cordura non è tagliata al laser, ha un sistema di regolazione abbastanza rudimentale, un misto plastica vario e ovviamente ha tutte le limitazioni del caso. Uno degli elementi da tenere in conto più importanti, a mio avviso, è il peso. Questi vecchi modelli, visti i materiali di cui sono composti, tendono ad avere un peso molto più alto rispetto a quelli tagliati al laser, molto più leggeri e soprattutto che non scendono a compromessi, perché la resistenza della cordura tagliata al laser con i nuovi materiali è pari se non un pochino superiore rispetto a quelli vecchi, quindi personalmente in questo caso mi sento di dire don't reject modernity, embrace the future. Questi modelli nuovi ovviamente non solo sono tagliati al laser come potete vedere, ma sono ultra leggeri e offrono una serie di regolazioni molto più comode, molto più semplici per l'operatore, essendo comunque già provvisti di un paio di tasche essenziali per andare a regolare in maniera perfetta il tattico sul corpo dell'operatore. Ovviamente la linea di pensiero generale che mi sento di darvi è che ovviamente i modelli più nuovi tendono ad avere dei vantaggi rispetto a quelli vecchi, perché con l'evoluzione e la tecnologia si è arrivati a dei livelli più alti di produzione e tutto il resto. Una cosa allo stesso tempo da tenere cara e a mente
è che per tantissimi altri motivi anche prodotti un pochino più vecchi possono avere delle features molto interessanti. Per esempio questo chest rig funge anche da plate carrier. Sì, teoricamente è perché questo chest rig è particolare, però è una cosa che pian pianino si è andata a perdere. Quindi nel passato, nei modelli un pochino più vecchi, più vintage, ci sono features che nei modelli nuovi si sono andate a perdere, ma che potrebbero comunque tornarvi utili. Io vi ho dato gli strumenti ovviamente per andare a dividere e capire quando e come potrebbe venirvi comodo un modello vecchio rispetto che un modello nuovo. Quello che mi sento di consigliare in generale è: guardatevi i vari modelli, pensate a come li dovrete andare a utilizzare nel momento nel quale andrete in game e da lì sbizzarritevi. Ritorno a confermare ovviamente che io personalmente consiglio modelli leggermente più nuovi, a meno che voi non facciate rievocazione, abbiate un setup che è in linea con degli standard un pochino più vecchi, allora magari potete metterci dentro un'impepata di cose un pochino più vecchiotte. Questa voleva essere banalmente una prima insalatura verso questo tipo di cose. Non voglio mettere troppo carne al fuoco, anche perché sono cose molto complicate ed entrano all'interno di determinati elementi che probabilmente dovete non solo vivere voi di prima persona, ma che mi piacerebbe trattare in altri video, quindi andare a fare una piccola serie. Detto ciò, io vi ringrazio. Se avete ulteriori domande mi piacerebbe discutere nei commenti. Se vi piacessero e vi piacerebbero e vi piacerebbero altri video del tipo, scrivetecelo nei commenti, magari andando ad ampliare un pochino di più l'utilizzo del plate carrier rispetto che del chest rig. Mi piacerebbe, ripeto, disquisirne un po' nei commenti, sapere cosa ne pensate, qual è il modello che preferite. Io vi ricordo che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, che tutti i prodotti di cui ho parlato li trovate linkati in descrizione e che potete ovviamente acquistarli dal Monopoly Software Shop, che tratta articoli di software di altissima qualità a ottimi prezzi. Io sono Red, vi ringrazio di essere qui con noi, vi consiglio di andare a seguirci anche su Instagram, perché pubblichiamo una marea di contenuti e potete partecipare attivamente alla vita del canale. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo che il sabato ci trovate qui e come al solito, stay hungry!